finalmente una bellissima notizia per la nostra comunità. Le persone che erano positive al Covid-19 non lo sono più e quindi Furci non ha più alcun caso positivo a questo maledetto virus. Sono stati eseguiti 2 tamponi consecutivi alle rispettive persone che erano appunto in quarantena e che erano risultate positive al primo tampone, ed entrambi gli ultimi 2 tamponi alle rispettive persone sono risultati negativi. E quindi da questo momento in poi non abbiamo più alcun caso positivo. Questa è una bellissima notizia, soprattutto per le persone in questione, che sono quindi guarite, che stanno bene, che sono in un ottimo stato di salute, e questo ci fa gioire. E non possiamo che ringraziare la nostra meravigliosa Madonna del Rosario, che ci ha protetto e che ci ha tutelato e che continuerà a farlo. Noi però non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a rispettare le regole, dobbiamo continuare a mantenere tutte quelle precauzioni necessarie per venire fuori da questa situazione. Non è una situazione che si risolverà nel breve periodo, chiaramente, anche perché se prima non si trova il vaccino, nessuno di noi realmente è al sicuro, e quindi dobbiamo continuare a mantenere le distanze l'uno dall'altro. Cambia un po', diciamo, l'impatto sociale che avremo rispetto alle altre persone che ci circondano. Dobbiamo cercare di usare il più possibile la mascherina. Ecco, anche rispetto agli ultimi provvedimenti che ci sono stati, dobbiamo cercare di venire fuori da questa situazione, ma gradualmente, anche perché diciamo che la situazione ancora non è totalmente sotto controllo. Ci sono ancora dei casi positivi nel resto della Sicilia e purtroppo ancora ne stanno venendo fuori. Quindi vi chiedo di continuare a rispettare le regole, di continuare a rimanere a casa il più possibile, di uscire solo e esclusivamente in caso di necessità, e di continuare a rispettare quelle che sono le ordinanze del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi vedremo quali saranno i prossimi provvedimenti, appunto dal 3 di maggio in poi. Nel frattempo noi continuiamo a Furci ad avere 5 persone in quarantena, quindi si è anche ridimensionato il numero delle persone che sono state censite dall'inizio. Noi abbiamo avuto più di 60 persone che sono state censite, a tantissime è stato fatto il tampone, come già vi ho detto negli scorsi giorni. Molti di questi sono appunto risultati, tutti questi sono risultati chiaramente appunto negativi ai tamponi. Continuiamo a mantenere il COC aperto, il centro operativo comunale, che resterà aperto almeno fino al 3 di maggio, per continuare a garantire al meglio e a dare il massimo dell'assistenza appunto alla popolazione. Noi ci siamo sempre a vostra disposizione, H24, lo sapete, mi contattate anche giornalmente, anche più di una volta al giorno, sento tutti quanti voi e continuerò a farlo. Ecco, però vi chiedo di continuare a collaborare, perché solamente in questo modo riusciremo a venire fuori da questa situazione. Piano piano dobbiamo ripartire, piano piano stiamo cercando di fare anche alcune iniziative da un punto di vista sociale ed economico, sia per le famiglie che per i commercianti. Piano piano verremo fuori, certamente per venire fuori in modo concreto da questa situazione, da un punto di vista del disastro economico che ha provocato, serve, e lo ripeto e lo ridico ancora per una volta, un atto concreto da parte del governo nazionale, che deve mettere in campo liquidità, cash, per risorse finanziarie per tutti gli artigiani, le partite IVA, gli imprenditori, perché altrimenti non ci risolveremo da un punto di vista economico finanziario. Ecco, ci aspettiamo che il governo nazionale da questo punto di vista passi realmente e concretamente dalle parole ai fatti, ma intanto questo giorno ce lo godiamo. E voglio salutare con un abbraccio queste persone che erano positive al Covid-19 e che finalmente vengono fuori da questo incubo. Un abbraccio forte quindi a queste persone e alle loro famiglie. E finalmente Furci non ha più nessun caso positivo, e di questo penso che dobbiamo gioire tutti. Vi mando un abbraccio forte e resto sempre a vostra disposizione, come sapete, dalla mattina fino alla sera.